uomini e donne, Crivellin di nuovo assente, nessuna sedia rossa per lui. Finalmente doveva essere registrata la scelta di Paolo Crivellin. Il ragazzo avrà preso la sua strada? Finalmente oggi doveva essere registrata la scelta di Paolo Crivellin. Sono settimane che il pubblico chiede a gran voce che il bel modello faccia la sua decisione dopo mesi di Trono di Uomini e Donne. L'avventura di Paolo alla corte di Maria De Filippi è cominciata questa primavera quando, sull'isola di Temptation Island, si è presentato come single. Subito le ragazze avevano stretto un bel rapporto con lui, in particolare Valeria Bigella, che aveva sfruttato l'avvenenza del giovane per far ingelosire Alessio Bruno. I due scelsero di uscire insieme dal programma per poi lasciarsi in seguito mentre a Paolo era stato proposto il Trono di Uomini e Donne. Il ragazzo aveva deciso di accettare senza riserve e così cominciò la sua avventura nello studio più ambito di Mediaset per trovare l'amore. Dopo appena poche esterne è stato chiaro sia a lui che al pubblico che il suo percorso sarebbe stato incidentato. Infatti, nonostante la forte attrazione per le tre corteggiatrici Angela, Marianna e Giorgia, quest'ultima eliminata prima della scelta, Paolo si era trovato in forte crisi e incapace di prendere una posizione. Data questa situazione gli era stato proposto un weekend con le ragazze, che sarebbe dovuto servire a compiere la scelta finale. Il weekend. Alle corteggiatrici di Paolo era stato recapitato un biglietto contenente molti complimenti per ciascuna e una strana proposta, cioè quella di passare due giorni in una villa divisa in due ali. La prima ala destinata ad Angela mentre l'altra a Marianna. Questo avrebbe permesso al ragazzo di frequentare entrambe separatamente ma contemporaneamente e alle corteggiatrici di osservare il comportamento di Paolo mentre era con l'altra donna. Questi due giorni non sembrano aver portato un bel risultato in quanto Paolo non ha scelto. La scelta in studio. Oggi 4 febbraio 2018 secondo le ultime anticipazioni su Uomini e Donne, si sarebbe dovuta registrare la scelta di Paolo. Il ragazzo è apparso teso. Incredibilmente, stando al sito ufficiale della registrazione, del ragazzo non c'è stata traccia. Paolo Crivellin non viene nominato durante la puntata né viene ufficializzato nessun tipo di percorso che il giovane starebbe facendo. I fan sembrano essersi stufati e si sentono presi in giro in quanto è stata più volte annunciata la scelta del ragazzo, che invece tarda ad arrivare. A questo punto il pubblico si chiede se questo evento avverrà mai e se i petali cadranno sulle poltroncine rosse come da tradizione.